Buongiorno a tutti, per il fine settimana vi abbiamo riservato un allenamento molto interessante. Siamo a Buongiorno Fitness, oggi è venerdì e noi ritroviamo a distanza di un anno quasi Rolando Bernal. Ciao Rolando. Buongiorno. Piacere rivederti, tu sei un istruttore di Muay Thai presso la palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina. Oggi ci mostrerai un allenamento di Muay Thai, ricordiamo però questa disciplina che origine ha. La Muay Thai ha origini thailandesi, come dice Thai, e Muay Thai vuole dire lotta, combattimento thailandese. È un'arte marziale mistico molto antico, ottimo come difesa personale, ma anche come mantenere il fisico bene, il peso forma e tutto quanto. E allora oggi cominceremo dall'allenamento, che è un allenamento diciamo universale, che va bene per tutti, indipendentemente dal fatto che poi si pratichi questa disciplina. Sì, iniziamo con il riscaldamento articolare, che è importantissimo, perché visto che si usano le articolazioni, i pugni, le gomitate, le ginocchiate, bisogna riscaldare anche bene, perché con i colpi spesso uno si può fare male, quindi riscaldare bene questo è importante. Aiuta lo sfondo del mare a concentrarsi? Tantissimo, perché è marziale, è un'arte marziale, quindi c'è anche molto di pace dentro e trasmette tanta serenità, che è l'obiettivo di tutte le discipline marziali, serenità, anche se sono arti di combattimento, però ti porta molta serenità e controllo. E allora noi ti lasciamo al tappeto, ai tuoi allievi, quindi prima lezione oggi di Muay Thai con Rolando Bernal. Grazie. 7, 8, 9 e 10. Alzo il gomito, stendo dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. All'interno. 1, 2, va bene, non fa niente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi prendo le spalle, vado avanti, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dietro. Allora, adesso, collo, orecchio, le spalle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, su e giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A destra 1, a sinistra 2. Grazie ai nostri atleti Mario e Paola, grazie a Rolando Bernal. Ci ritroveremo domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Che cosa ci proporrai? Domani continuiamo con l'allenamento e a corpo libero, esercizio fisico a corpo libero, che è importante come riscaldamento. Inizio di riscaldamento è quello che è un allenamento di Muay Thai. Grazie, allora appuntamento a domani con Rolando, Mario e Paola. Noi adesso vi diamo i consigli su cosa mangiare oggi o nel fine settimana e poi ricordatevi che è venerdì e abbiamo anche la rubrica di moda. A dopo! Eccoci qui al caffè Atene Le Dune. Quanta bellezza e quanta bontà, ci riferiamo alla frutta, ma anche alla dottoressa Anna Veciorek, nutrizionista. Sei troppo generosa. No, è vero, dai, abbiamo una completezza di competenza, conoscenza e anche bellezza, il che non guasta. E dicevamo, tu sei, ricordiamolo sempre, che sei biologa specializzata in scienze della nutrizione e nutrizionista. Oggi proviamo sollievo con questo caldo soltanto a guardarla questa frutta. Ne possiamo mangiare a volontà in estate? Sicuramente il miglior spuntino che possiamo fare, si raccomanda di inserire 4-5 porzioni della frutta nell'arco della giornata, quindi possiamo distribuirla come vogliamo. Dobbiamo stare solo attenti che la frutta comunque è ricca di fruttosio, che è un zucchero semplice che in eccesso, soprattutto quando siamo seduti, non riusciamo a smaltire un'abbondante porzione della frutta, potrebbe comunque farci ingrassare, ma sicuramente molto di meno che come ci fanno ingrassare i dolci, quindi è una scelta saggia.
Quale frutta scegliere? Sicuramente preferiamo sempre la frutta di stagione. Frutta estiva è particolarmente ricca d'acqua, quindi aiuta a compensare perdite idriche attraverso sudorazione che abbiamo d'estate. Frutta estiva è ricca di beta-carotene, quindi aiuta la pelle di essere pronta e non scottarsi troppo presto. È ricca di vitamina C, che è un forte antiossidante che aiuta, stimola la produzione del collagene, quindi aiuta a prevenire processi di invecchiamento del corpo. La frutta estiva è anche viola, quindi mirtilli e more, che sono particolarmente ricchi per rinforzare la retina, quindi anche qua contro i danni che potrebbe provocare la luce solare all'occhio. Sto ammirando questa fragola scolpita come un fiore. La frutta si può anche bere, quindi frullati, estratti. Perde le qualità nutritive se assunta in questo modo? Pensiamo che vitamina C, quindi un più forte antiossidante di cui rappresenta la frutta, è fortemente labile, quindi manovrare la frutta, farla frullare, aspettare fin quando non la beviamo entro mezz'ora, sicuramente perde la sua proprietà, ricchezza per la vitamina C. Però è un modo anche di favorire maggior consumo della frutta, quindi io direi di comunque dare spazio ai frullati, agli estratti. Estratti permettono anche di inserire qualche verdura, quindi carote, sedano, e di conseguenza abbassare il picco glicemico, che è più alto quando invece frullato è fatto solo di frutta. Quindi assolutamente considererei queste soluzioni e metodi di assumere la frutta. Grazie alla dottoressa Veciore, che dà i colori della frutta a quelli della moda dell'estate 2023 da Laura Store. Eccoci da Laura Store, inizia il primo weekend d'agosto, con Laura Guidotti ci siamo un po' alleggerite, quindi oggi costumi, copricostumi, ma Laura, c'è una novità, qualcosa veramente di molto carino che ci stai per presentare. Sì, quest'anno introduciamo la moda bimba, o meglio, coordinato mamma-figlia. Ecco qui, vediamo se abbiamo questa mini modella pronta, ma che meraviglia, lei è la... Mini modella, è veramente la figlia di Laura. Vieni, amore. La piccola Viola, bellissima. Un po' timida perché è la prima volta davanti alla telecamera. La prima volta in assoluto. La mettiamo qui proprio per farla, per mostrarla meglio. Da dove cominciamo? Dal suo costumino. Costumino intero, ciao, coordinato Viola. Al mio, è disponibile anche il modello solo slip. E ha questo particolare dolcissimo. Amore, fammi vedere. Ecco, particolare dolcissimo. Dei petali sul sederino e sempre coordinato alla piccola bandana, sia per la mamma che per la figlia. E il tuo costume è? Bikini, appunto, con la stessa fantasia. È una nuova tendenza quella dei coordinati mamma-figlia, nel senso che è una moda che negli ultimi anni si sta riproponendo rispetto al passato. Sì, sì, sì. Poi diciamo che fa piacere appunto sì. Sia alla mamma che alla figlia avere un qualcosa in comune anche sulla spiaggia. E allora c'è questa novità, quali sono le preferenze? Che cosa le mamme amano indossare insieme alle figlie? Allora, come abbiamo visto, sicuramente il costumino, ma questa linea è completa anche di borsetta, sia per la mamma che per la figlia. Anche due pezzi, sì, questo vediamo il modello per la sua età, però anche per le bambine fino ai 10-12 anni ci sono dei modelli sfiziosi a due pezzi. E allora c'è veramente da divertirsi. Per le mamme che hanno una bimba piccola o anche un po' più grandicella. Esatto, perché... sì, sì. Ci sono diversi modelli, diverse fantasie, appunto declinate sia in pezzi interi che due pezzi. Vediamo che la piccola Viola sta prendendo confidenza con la telecamera, inizia a parlare e ci fa piacere. La prossima volta diamo un microfono anche a te, perché ci rivediamo prima della fine di questa stagione con Buongiorno Fitness. E allora, grazie a Laura Guidotti, grazie alla piccola Viola, sei stata bravissima. Vuoi fare ciao? Facciamo ciao. Facciamo ciao con la manina. Meravigliosa, proprio una vera modella. E noi ringraziamo il nostro tecnico Alberto Capo. Ci vediamo domani a Buongiorno Fitness. Buona giornata.